si trova all'Università di Padova. Buongiorno professor Garolla, la vostra equipe sta facendo uno studio sui transgender. Sì. Intanto, chi sono i transgender? Allora, i transgender, o meglio i soggetti che hanno la disforia di genere, sono soggetti che hanno un corpo di un sesso ma hanno la testa di un altro. Praticamente sono soggetti che si sentono maschi ma in realtà sono in un corpo femminile e viceversa. Ora, fino ad oggi questi soggetti sono stati seguiti per quanto riguarda la terapia ormonale e la terapia chirurgica per accompagnarli nella transizione da maschio a femmina e da femmina a maschio. Noi stiamo cercando, con un gruppo di colleghi dell'Università di Padova, di andare oltre questo atteggiamento. Li stiamo seguendo dal punto di vista della salute generale, quindi seguiamo il loro metabolismo, l'andamento del loro osso, perché è comprensibile che togliendo gli ormoni compatibili con il loro sesso e dando gli ormoni del sesso opposto, tutto questo equilibrio venga a mancare, e quindi noi dobbiamo fare in modo che loro non solo stiano bene dal punto di vista psicologico, ma siccome questi ormoni dovranno assumerli per tutta la vita, noi dobbiamo fare in modo che questo non dia problemi di salute, anzi vogliamo accompagnarli psicologicamente e fisicamente nel modo migliore. Faccio un esempio: uno dei problemi principali nel togliere gli androgeni maschi e gli estrogeni alle femmine è quello dell'osso. Noi creiamo delle condizioni di osteoporosi gravissime che poi nel tempo danno dei crolli vertebrali e delle fratture. Noi, in associazione ai gruppi che si occupano dell'osso, stiamo proprio seguendo in particolare questo aspetto per cercare di tutelare questi soggetti. Professore, ma quanti sono più o meno i transgender in Italia? Allora, noi stiamo notando un incremento straordinario nell'incidenza di questa problematica. Negli Stati Uniti già 10 anni fa si parlava dello 0,6% della popolazione, quando qui c'erano ancora 2 zeri dopo la virgola. Oggi invece stiamo vedendo un incremento straordinario. Noi non sappiamo se questo è un incremento dell'incidenza o solo un incremento dell'outing di questi soggetti. Cioè, che loro stessi si mettono... Certo, si presentano. Certo, cambiando la condizione sociale e anche la mentalità, ci sono sempre più ragazzi e ragazze che dichiarano questo. Pensate quanto possa essere il disagio per quelli che non hanno il coraggio o la forza di dichiararlo. E c'è una grande novità per questi soggetti: fino ad ora tutta la terapia era a loro carico. Finalmente la nostra regione sta pensando di erogare i farmaci secondo una delibera nazionale con il sistema sanitario nazionale. Questo sarà una grandissima rivoluzione che darà una mano straordinaria a questi soggetti. Grazie professore, buongiorno mattina. Grazie a voi.